state? Spero tutto bene. Mi scuso per le condizioni, ma qua fanno tipo 35 gradi e abbiamo infatti acceso il condizionatore, quindi se sentite qualche rumore del sottofondo è questo. Oggi voglio fare un video molto molto particolare, cioè mi è venuta tipo ora l'idea. Ho preso una busta di Sephora e ci ho messo dentro tutti i prodotti che ho comprato nella mia vita da Sephora. E pesa un botto, letteralmente, è tipo piena fino a qua, in realtà. E quindi oggi vi dirò se vale veramente la pena comprare questo prodotto o meno. Senza perderci in chiacchiere, perché sono veramente tantissimi. Buona visione. Allora, pesco così. Partiamo con Byoma. Quindi partiamo con la skincare. Byoma è un brand che mi interessa sempre tantissimo, che mi chiedete molto spesso. Quindi direi top, partire con questa. Questa è andata super virale sui social ed è la Moisturizing Gel Cream. Secondo me vale la pena acquistarla sì, soprattutto se si ha la pelle mista, tipo io ho la pelle mista, che quindi soprattutto sul naso, comunque sulla zona T, si lucida un po' più facilmente. È idratante ma è comunque leggera e si assorbe velocemente, quindi questa secondo me è un buon investimento da fare. È appunto un brand low cost, perché costa, se non sbaglio, 14 euro questa. Quindi neanche tantissimo, sono 50 ml. Peccato che il mio pack è arrivato rotto. Cioè, io non riesco, cioè non esce nulla se io schiaccio qua, ok? Perché, guardate, il tubicino, insomma, che prendeva la crema è rotto. Cioè, non so dove sia, non so se ci sia. Vabbè, quindi ogni volta devo aprirla e farla uscire così. È un po' più complicato, però sentite anche che bello. No. Vabbè, ora non lo so più. Dettagli. Però è molto carino, anche il packaging mi piace troppo, tutto rosa. Strabello, quindi darò anche un voto. Secondo me questa è un bel 8, se lo merita. Molto molto bella, anche un 9. Secondo me appunto 9 proprio perché ho la pelle mista, quindi è perfetta, veramente stupenda. Non riuscivo più ad attivarlo, vabbè. Comunque, passiamo al prossimo prodotto. Questo a caso. Gimme Brow di Benefit. Uno sotto di voi mi ha scritto sui commenti, insomma, sotto di voi, cosa vuol dire? Una di voi sotto, ok, mi ha scritto sui commenti che questo in realtà è quello taroccato, perché la versione classica, insomma, quella originale, è argentata, è grigia, insomma, e questo secondo me è una copia. No, amori belli, se seguiste veramente il make-up e anche me, vi dico che questo l'ho preso tipo nel 2016, quando il pack del Gimme Brow era fatto così. Yes, era fatto così nel 2016. E infatti vedete che qui c'è la marca proprio Benefit nella scritta originale. E questo oramai non funziona più tanto bene, cioè le fissa comunque ancora molto, però sicuramente non ha la stessa durata del Gimme Brow di adesso, quindi per questo gli darei un 6, giusto perché il colore per me è un po' carino, è un light medium. Vediamo, lo swatch un pochetto, anche se appunto è quasi finito perché raga l'ho utilizzato tantissimo. Non si vede neanche molto, appunto raga, è chiaro, cioè voi immaginatevi, era il mio primo prodotto un po' più bougie, diciamo, più costoso che prendevo da Sephora. Immaginatevi la me di 6 anni con questo coso in mano, era tipo wow, quindi lo utilizzavo sempre, veramente carino. Però vorrei anche provare ovviamente quello di adesso, insomma, la versione nuova, però molto molto bello, anche perché adesso non si chiama più Gimme Brow, ma si chiama 24 Hour, tipo, o sì, 24 Hour Brow Setter, tipo una cosa del genere. E gli do un 6 solo perché ormai, ragazzi, è andato, questo era 6 mesi, mi sa. Però lo tengo comunque perché appunto è il mio primo prodottino un po' più luxury. Non so appunto ancora bene dirvi però se vale la pena acquistare quello nuovo. Questo, cioè se è tipo come questo, nuovo, sì. Anche perché questa è la versione colorata. Poi so che c'è sia quello trasparente che colorato. Insomma, qua non vi so bene dire su questo prodotto, però per ora gli do un 6. Passiamo al prossimo prodotto. Addosso, raga, questo sì e sì. Allora, in realtà non posso dare un giudizio
Cioè, sarebbe un giudizio affrettato questo, ma raga. Cioè, io solo per il packaging, anche se costasse solamente 50 euro, io vi direi sì, cioè è stupendo, raga, costa, perché costa 28 euro, cioè 30 euro praticamente, per un lip oil, un olietto per le labbra, una roba trasparente con dei glitter bianchi. Ma raga, cioè, è un gioiellino, cioè, è in vetro, l'odore è pazzesco, cioè io non so come faccia le persone a dire che questo... Questa versione, come si chiama? Aspettate. Oddio, pare ci sia scritto qua sotto, tipo Coconut Frost, ok? Come fate a dire che questa versione sa da miele? Cioè che sa da olio, scusatemi, no, da miele? Sì, secondo me è un po' sì. Sa da cocco e miele. Pazzesco, cioè come fa a sapere da olio? Allora, quello classico sì, l'ho provato e quello sì, siccome sa un po' di olietto d'oliva. Ma raga, questo è veramente stupendo. Cioè, 28 euro, è vero. Raga, cioè, è la vita, è la vita. Per ora io vi direi assolutamente sì, gli do un bel 10 perché è stupendo. Guardate, proprio un 10 meno perché costa. Costa, ma raga, non mi sono pentita. È troppo buono, io me lo vorrei mangiare, ve lo giuro, me lo vorrei mangiare a cucchiaiate. Anche proprio il packaging, che bello, in vetro, wow! Vediamo da cosa esce. Ah, qua direi di prendere la combo che è il lip kit di Charlotte Tilbury, questo qua. L'ho pagato 26 euro, raga, anche qua secondo me è un mega sì. Cioè, è pazzesca. La matita dura un botto. Non ve la swatch, raga, perché voglio proprio tenermela questa. Pazzesca. Il rossettino, ah, ovviamente è nella collezione Pillow Talk. È pazzesco, raga. Ha un profumo che anche questo vorrei morderlo, mangiarlo. È troppo buono. Cioè, sa tipo da zucchero filato, dolce, pazzesco. Buonissimo. Wow, raga, il pack poi. Cioè, allora, della matita, beh, abbastanza cinto. Ma è, raga, rossetto. È mini ovviamente perché è lip kit. Raga, cioè, io non lo so se ci rendiamo conto. C'è una matita da sola, vi costa grande 27 euro mi sembra. Insieme in versione ovviamente travel, quindi mini size, 26 euro. Secondo me sì, raga, questo assolutamente sì, gli do un 9, è pazzesco. La matita è un po' più scura del rossetto, però viene veramente una combo pazzesca. Ci dobbiamo muovere perché siamo qua già 10 minuti, tipo manca tre quarti della roba. Vediamo. Ok, glossettino di Fenty Beauty. Vabbè, raga, pure questo c'è un gioiello. Lo vedete, un gioiello? Cioè, per me questi due sono veramente dei gioiellini. Ma anche, raga, questo qui di Charlotte. Cioè, Charlotte tiene i pack. Si vede che questi, cioè, questi, come si dice, qua? I brand tengono ai packaging. Cioè vi direi tipo, questo è un rettangolo, ok? Essence, questo lietto, vabbè, così. Cioè, tengono veramente tanto i pack e secondo me è veramente una cosa stupenda. Allora, questa è la versione HIT, appunto Fenty Beauty Gloss Bomb HIT, nella collezione 01 Hot Cherry. Raga, cioè la scritta è stupenda, è una cosa pazzesca. Poi abbiamo anche qua il logo. Stupendo. Sì, lo so. Già, pure questo molto bello. Non esce il prodotto, fantastico questa cosa. Odore molto buono. L'unica cosa è che brucichi abbastanza, ma non tipo, come si dice? Cioè, non mentolato. Raga, questo vi giuro che se voi lo mettete sulle labbra, fa proprio effetto calore. Cioè, io li sento proprio pizzicano ma caldo. Cioè, è una cosa che non so spiegare veramente. Cioè, sta tipo da fragola. Ma raga, pizzica proprio in maniera. Cioè, non so come spiegarvelo. Veramente, dovete provarlo. Questo mi sembra costi 24 euro. Secondo me li vale perché sono veramente dei bellissimi gloss. Veramente stupendi. Anche quelli normali, cream. Mischiamo. Color Corrector di Huda Beauty. Qua abbiamo il primo, no, mi sa. Mi sa di sì.
Perché allora, perfetta, bello il back, ok, c'è cioè molto easy, normale, classico. Bello però qualche opaco mi piace. Il colore, vabbè, ci sta. Io ho la colorazione peach, se non sbaglio. Peach. Faux filter, color corrector. È molto leggero, cioè se io tipo lo metto sugli occhiali. Non noto una grande differenza e per 32 € la vera correttore, sinceramente, brucia un po' questa cosa, cioè, letteralmente io adesso per carità ne ho messo anche qua, ma voi lo vedete? L'ho messo qua. Non si vede la differenza, cioè, no. Secondo me questo veramente si può risparmiare i soldi, cioè. Io non so se ci rendiamo conto, adesso magari mi sono anche un po' più abbronzata, non si. Ah, però, cioè, raga, secondo me è un po' troppo leggerino, non contrasta troppo bene. Cioè, secondo me sì, su questo possono benissimo risparmiare i soldi. Vabbè, magari qua non si vede neanche perché c'è la luce, però, secondo me, no, questo si può benissimo risparmiare i soldi. Scusami, The Beauty, ti volevo tantissimo, ma ti posso anche lasciare là. Tipo 32 € appunto, non dico spesi per niente, ma potevo risparmiarli benissimo perché. Non ha senso. Vediamo se troveremo anche su gemello. Intanto andiamo avanti. Anche qua è una combo, cioè io li ho presi assieme. E sono gli orietti di House Labs, brand di Lady Gaga. Allora, qua li ho pagati entrambi 25 € perché sono in versione minima. Secondo me va benissimo anche così. Cioè, piuttosto di prendermene uno grande che costa 25, ne prendo due piccoli e mi costano comunque 25. Stappo molto carino. Molto 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 carino. Faccio sentire anche questo però. Cioè, stupendo. Io ne ho uno nella colorazione neutral e l'altro tint, che è appunto uno trasparente e uno rosino così. Sono stupendi i packaging, veramente troppo belli, così metallizzati. Secondo me qua si può anche risparmiare i soldi, cioè non sono quelle cose essenziali, ok? Capito? Cioè piuttosto prendetevi questo, vi costa di più, ma è molto meglio, secondo me, anche più ml. ML, se non sbaglio non riesco a vederlo perché 9 ml mi pare. Qua ce n'è 2,5, 2,5, quindi 5 in tutto. Sì, non li trovo molto idratanti, non persistono tanto sulle labbra, quindi secondo me si può fare a meno. Io preferisco ovviamente quello rosa perché lo abbino, però secondo me qua si possono risparmiare i soldi. Non è che non siano belli, però boh, non li trovo essenziali, ecco. Tipo questo qui di Gesù, io vi direi sì. Cioè, che buono che sei, ti mangio. Andiamo con le ultime cosine, ok? Cioè ultime cosine in realtà, manca metà della roba, ma vabbè. Altro prodottino Bioma, questo è il Brightening Serum, che tra l'altro ragazzi secondo me sta anche per finire, cioè non so bene dove sia. Vediamo. Beh, qua mi fa una boccetta piena, una cosa piena. È che non si riesce a vedere. Boh. Un controluce non si vede. Ma manca poco, tipo qua sarò. Boh, vabbè, dove lo comprerò assolutamente, ragazzi, stupendo. È un siero appunto illuminante, ha le teraceramidi, ha un complesso di teraceramidi più niacinamide, acido ialuronico, migliora la, cioè la barriera cutanea e idrata appunto, illumina. Questo è molto leggero secondo me, ma molto molto bello. Cioè io di solito lo metto tipo il mattino appunto prima di applicare l'SPF perché è molto leggero, illumina comunque, idrata, però appunto, cioè, io già non lo sento più, ecco. E mi piace questa sensazione, molto bello. Questo costa, se non sbaglio, 15 € quindi secondo me per questo vale la pena spenderli. Vorrei anche provare il clarifying, quello là, anti-imperfezioni, che costa uguale, però questo vi direi sì, gli altri ovviamente non li ho provati, però credo di sì. Vediamo, ok, usci, questo credo sia il prodotto più virale di tutti i tempi, letteralmente, cioè, se tu non sai che cos'è questo, dovevi, amore, vivi nella luna? Probabile, perché
Questo è il famosissimo blush di Rare Beauty. Raga, lo stampo è stupendo. Pazzesco, starei qui ad ascoltarlo giorno e notte. È molto grande anche la boccetta. Ci sono 7,5 ml, pensavo anche di più. Secondo me ti dura tantissimo questo. Cioè io lo uso molto molto poco. Però è veramente bello. Cioè, è pazzesco. Io ho la colazione Happy, secondo me questo vale la pena. Non è così pigmentato come tanti dicono. Cioè, in senso, io lo sfumo con la blender, quindi si ciuccia un botto di prodotto. Però, sì, insomma, non è così tanto 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 pigmentato come tutti pensano. Il packaging è stupendo, raga, quindi sì, secondo me questo assolutamente da accattare. Sì. A me piace anche la colorazione Hope, molto bella. È fatto in Corea, lo sapevo. Adesso costa ben 28 euro, io l'ho pagato 26,50 euro, per fortuna. Secondo me vale la pena spenderli, cioè, sì. Ok, gloss Huda Beauty. Bello ma non essenziale. Ho sentito anche che le colorazioni più chiare sono molto disomogenee. E io ho la colorazione Foxy che è abbastanza scuretta, quindi non so dirvi. A me questo piace molto. Però secondo me si possono risparmiare i soldi. Non costa neanche tanto perché costa tipo 21 euro, 22, non mi ricordo bene. E Elfo Filler, appunto. Pack molto cheap, cioè non mi piace tipo questa parte qua che si vede tutto, cioè no. Per il resto, boh, cioè carino, ci sta. L'applicatore è molto 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 particolare, mi piace, così. Cioè sarebbe tipo da metterlo in questo modo, però vabbè. Lo stappo non è dei migliori. Fa anche tutti i filetti qua. Però sulle labbra non li fa. Secondo me è molto carino, molto glossato, però appunto vale la pena spenderli se secondo me nelle colorazioni un po' più scure, sì. Quelle più chiare assolutamente no, cioè. Sti cazzi. Cioè, sì, è bello. Potete risparmiarli, assolutamente sì, non è essenziale. Quello che dico anche di questi, non sono brutti. Non sono essenziali, secondo me. Cioè, piuttosto prendetemi questo. Abbiamo le 5 cose. Ok, raga. Sì e sì, costa. Costa un casino. Costa 30 euro, raga. 29 euro per sto cosino. Raga, però è stupendo. È proprio juicy, come dice il nome. Marc Bouger Juicy Lip di Tarte, raga. C'è un pack molto cheap. Secondo me, però vabbè, io ho la colorazione Orchid, raga, cioè, odore, sentiamo, non ha odore, vabbè, meglio che abbia un odore sgradevole. Schiaccia qui e il prodotto, vedete, viene fuori. Molto bello questo, raga, è proprio juicy, cioè vi faccio un attimo vedere la colorazione, spero veramente che ce ne sia tanto dentro il prodotto, perché 30 euro per questa cosetta sono tantissimi, e però niente, è molto figo, cioè veramente molto bello, quindi secondo me questo assolutamente vale la pena prenderlo. Ce ne sono anche diverse versioni, vabbè, che costano tipo anche 26 euro, però niente, io uso questo 29, vabbè. Eccolo qui, il gemellino di cui vi parlavo prima. Secondo me, ecco, a differenza del fratello, insomma, secondo me lui vale la pena prenderlo. Lui vi copre l'anima, vi copre, ve lo giuro, l'anima. Non so, cioè non ho capito perché due scovolini applicatori diversi. Cioè, guardate, adesso ve li faccio vedere per bene. Uno, che è quello del correttore normale, a bananina tipo. Vediamo se riesco a prendere anche l'altro. Ok, e l'altro, cioè, perché? Di farli uguali, non si sa. Vabbè, questo mi piace. Questo sì, dai, secondo me era meglio questo qua del color corrector, ma vabbè. E lui anche questo mi sembra che sì, 30,90 euro, 31, 32, non ricordo, su quella cifra, insomma.
come lui. Forse lui costa tipo un euro in più, può essere, vabbè. Perdono, raga, questi tantissimo, ma tantissimo proprio. E io odio i prodotti che perdono. Odio veramente i prodotti che perdono. Cioè, perché? Perché? Perché mi fate questo? Cosa ho fatto io di male? Vabbè. Questo sì, raga, secondo me vale assolutamente la pena prenderlo. Prendetelo, vi copre pure l'anima. Io ho la colorazione che è un po' più scuretta, Coconut Flakes, quindi la 2.7N. Copre l'anima, copre la vita, copre i peccati, copre tutto. Sì, secondo me lui vale la pena. Allora, con la signora Cipria. Allora, a me non piacciono molto i pack di Huda, però questo è stupendo. Tapping, io adoro. Allora, io ho la colazione Cherry Blossom Cake, raga, è stupenda questa cipria. Ha 20 grammi di polvere. Dura 18 mesi, raga, è pazzesca. È la vita questa, è la vita. Cioè, raga, per non parlare dell'odore, io vi prego, vorrei, vi giuro, mangiarmela. Io farò una rubrica di shorts, tipo, i trucchi che mi vorrei mangiare, letteralmente, ai primi posti, sicuro, ci sarebbe questa. C'è. Che è troppo buona, cioè io non so se ci rendiamo conto, è troppo buona veramente. Questa, raga, vi pialla pure veramente le rughe del 2070, cioè troppo buona. Io resterei ore qua ad annusarla così. Ok, l'ho anche fatta uscire tutta, vabbè, però sono 39,90 euro di cipria. Ma li vale, mi dispiace per spendere 39,90 euro di cipria, ma raga, è stupenda la vita, bisogna averla, è pazzesca. Questa assolutamente vola nei prodotti che vale la pena spendere soldi. Il prodotto più costoso che ho nella Makeup Collection, sì. È il prodotto più bello che ho nella Makeup Collection, sì. Andiamo avanti, abbiamo le ultime due cose, vabbè, lo pesco. Stavo per dire il correttore, perché dentro c'è un correttore. Vabbè, contorno occhi di Bioma, questo raga assolutamente sì. Non gli ho più dato i voti ai prodotti. Mi sono dimenticata. Vabbè, dettagli. Li do tutti alla fine. Questo assolutamente sì, raga. È bello idratante, pazzesco. Cioè, non so più che dire, veramente. Sì, sì e sì. 16 euro, però. Cioè, come fate a dire... Crema viso 14, contorno occhi per questa parte qua solo 16. Vabbè, dettagli, vale la pena. E andiamo con un tasto dolente, Shape Tape Ultra Creamy di Tarte. Assolutamente, no, non direi assolutamente, però per me non vale 30 euro che costa. 29 euro, raga, costa. Ebbene sì, 29 euro di correttore che non vi copre una cippaleppa. Letteralmente, raga, cioè, mi va nelle pieghe. Non copre così tanto. La texture è bella. È solo quello. Io ho la colorazione 22B Light Beige. Raga, non copre. Mi dispiace, ma non copre. Almeno per me, che ho delle occhiaie molto molto scure, molto marcate, non... Cioè, almeno io voglio coprirle, ok? Se bene le occhiaie. No. Non... Non lo ricomprerei mai, credo. Ma infatti molti, tipo anche a Luca, non piace. E boh, secondo me è un po'... Cioè, mi sono fatta anch'io prendere un po' dalla viralità del prodotto. Ma come tutto, cioè, per magari una persona che... Cioè, per una persona che non ha, dico... Non so come spiegarlo. Cioè, che tipo va poco da Sephora. Cioè, no che va poco da Sephora. Che va da poco da Sephora, ok? E magari, ovvio, neanche io posso permettermi di andare da Sephora e prendere letteralmente tutto quello che vorrei. Perché lì dovrei essere tipo milionaria, bilionaria, roba del genere. Purtroppo non lo sono. Sì, intanto sto pulendo il pack perché esce tutto. Tralasciando ciò, vabbè, anche questo appunto in meno, vabbè. Ovviamente compro i prodotti di cui sento parlare bene, ovviamente, quindi sono quelli virali.
Cioè, io non l'avrei mai comprato, credo. Adesso vi dico, questo grosso, se non era andato virale, se non l'avevo visto sponsorizzato, non avrei mai preso questa cipria. 40 euro di cipria, ragazzi, non l'avrei mai, mai, mai comprata. E quindi mi sono fatta prendere un po' da questo prodotto che era virale, ma oltre che uscire da sto benedettissimo pack, non fa niente di particolare, secondo me. Quindi no, non vale la pena spendere 29 euro dei vostri soldi, insomma, in questo correttore. Quindi allora, i prodotti che secondo me non vale la pena spendere i soldi sono questi qua. Mentre questi sono tutti gli altri. Ah, anche qua ovviamente, tipo questo siero è molto leggero. Secondo me ci sono delle validissime alternative. Cioè, non è che dovete dire, oh mio Dio, devo assolutamente averlo. No, vale la pena spendere i soldi. Sì, però ovviamente ci sono altre. Cioè, non è il miglior siero della vita. Però a me comunque piace, quindi vi dico promosso. Quindi allora diamo un voto a tutti. Allora, tu esci solamente dal pack, cioè mi dai troppo fastidio, ma troppo fastidio. Quindi 5. Parto da quelli che non ricomprerai. Tu 8 perché sei comunque bello. Voi 7, se non 6, 6 e mezzo. Tu mi dispiace, mi hai deluso tantissimo, 4 e mezzo. Tu appunto, l'ho detto prima, un 6. Per te ti darei un 8, ti è un 7,5, 8. A te do assolutamente un 10, come a te do un 10, pazzesco. Sì, 9, l'avevo già detto prima. Qua mi piace molto, quindi 9. Lip kit 9, pazzesco. Lip oil di Kisu 10. Questo qua di Fenty 8,5. Questo di Tatra 9,5, stupendo. E il blush di Rare Beauty 9. Grazie per aver guardato questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!